Allora, terza proprietà delle potenze. Allora, il prodotto tra due potenze che hanno lo stesso esponente è pari a una potenza che ha per base il prodotto delle basi e per esponente lo stesso esponente. Sembra uno scioglilingua, ma in realtà è abbastanza semplice. Guardate, in lettere noi abbiamo, si specifica in lettere una cosa di questo genere. A alla n per b alla n è uguale a che cosa? A una potenza, vedete, il prodotto tra potenze che hanno lo stesso esponente è pari a una potenza che ha per base il prodotto delle basi, a per b, e per esponente n, cioè lo stesso esponente. In numeri, 5 alla terza per 2 alla terza. 5 alla terza per 2 alla terza è uguale a 5 per 2 tutto alla terza. 5 per 2, 10 alla terza, 1000. A differenza della prima, qual è la differenza tra la prima e la terza proprietà? Vediamo un po' questo esempio. Vedete, qui abbiamo 5 alla terza per 5 alla quarta. Qui abbiamo potenze che hanno la stessa base. E quindi applico la prima proprietà. Potenze, il prodotto tra potenze che hanno la stessa base è pari a una potenza che ha per base la stessa base, per esponente la somma degli esponenti. Vedete? Quindi, prima proprietà, potenze che hanno la stessa base. 5 alla terza per 5 alla quarta è dato da 5 alla 3 più 4, 5 alla settima. Potenze che hanno lo stesso esponente, e qui entra in gioco la terza proprietà, il prodotto tra le basi, 5 per 3, con esponente lo stesso esponente alla terza. Vedete? Questo è il caso in cui applico la prima proprietà, potenze che hanno la stessa base. Questo è il caso in cui applico la terza proprietà, potenze che hanno lo stesso esponente. La quarta proprietà è la stessa cosa della terza, solo che c'è il quoziente. Il quoziente di potenze che hanno lo stesso esponente è pari a una potenza che ha per base il quoziente delle basi e per esponente lo stesso esponente. In lettere, A alla n come Mauro diviso b alla m è uguale ad A diviso b tutto alla m. Un esempio in numeri, 20 alla quarta diviso 10 alla quarta, che cos'è uguale? Vedete, qui applico la quarta proprietà, 20 diviso 10 tutto alla quarta, 20 diviso 10 2 alla quarta 16. Per ultima, la quinta proprietà. La potenza di una potenza è pari a una potenza che ha per base la stessa base per esponente il prodotto degli esponenti. È A alla m elevato alla n. In questo caso, vedete, la base è rappresentata da una potenza, A alla m, che è elevato alla n, questo è l'esponente. Cos'è uguale questa roba qui? È uguale a una potenza che ha per base la stessa base e per esponente il prodotto degli esponenti. 3 alla seconda alla quarta è uguale a 3 alla 2 per 4, quindi elevato alla 8, 3 alla 8. Una cosa interessante, un esercizio interessante che potremmo vedere per quanto riguarda la quinta proprietà. Guardate, io ho parentesi grassa, parentesi quadra, parentesi tonda. Ci siete? 3 alla sesta per 3 all'ottava alla terza diviso 3 alla quarta per 3 alla seconda diviso 5 alla terza chiusa alla quarta chiusa alla 0. Allora, attenti, il risultato di questa roba qua, senza colpo ferire, senza colpo, cioè significa senza fare manco un calcolo, sarà 1. Perché 1? Perché vedete, tutto quello che salterà fuori qui dentro, tutto quello che salterà fuori qui dentro, vedete, sarà elevato alla 0. Chiaro? Facciamo un esempio più chiaro forse. Guardate, 4 alla seconda alla terza alla seconda alla 0. A che cosa è uguale questa roba qua? Potenza di una potenza, sviluppiamo prima la prima potenza di una potenza. 4 alla 2 per 3, 4 alla 2 per 3, 4 alla sesta. Però rimane ancora la quadra e la graffa, giusto? La quadra c'ha un quadrato e la graffa c'ha uno zero. Poi,
4 alla sesta, alla seconda, quindi 4 alla dodicesima. 4 alla dodicesima alla 0. Ma 4 alla 12 per 0 quanto fa? 12 per 0 fa 0, quindi 4 alla 0 uguale qualunque cosa elevata alla 0 uguale a 1. Vedete? Il concetto di potenza di una potenza, voi lo potete vedere così, ad esempio, se io ho 3 al quadrato alla terza alla quarta, voi potete subito risolvere una cosa di questo genere facendo 3 elevato al prodotto delle varie potenze, 2 per 3 per 4, quindi uguale a 3, 2 per 3, 6 alla 24esima, 6 per 4 alla 24, quindi, chiaro? Vedete, applico la quinta proprietà delle potenze, potenza di una potenza. Ma se io ho una cosa di questo genere, 3 alla seconda, 3 alla terza, alla quarta e alla 0 in fondo, che cos'ho? 3 alla 2 per 3 per 4 per 0. 2 per 3 6, per 4 24, per 0 0. Quindi 3 alla 0 uguale. Cioè, insomma, ragazzi, questo significa che se c'è uno 0 lì, il risultato sarà 1. Un'altra cosa interessante, guardate, non è lo 0 non è necessariamente che sia a livello della parentesi grassa. Io potrei avere 3 alla quarta alla 0 alla terza. A che cosa è uguale? A 3 alla 4 per 0 per 3. 4 per 0 0, per 3 0. 3 alla 0. Vedete che le potenze, le proprietà delle potenze servono per semplificarci la vita, non per complicarcela.